Ragazzuoli, eccoci qua. Scusatemi per la burla di ieri che avevo detto che a prescindere da come sarebbe finita Juventus Atletico non avrei fatto il video, però alla fine ce l'ho fatta farlo, la tempistica mi ha consentito di farlo, anche perché comunque io vi voglio bene e quindi non posso non fare questo video qui. Alla fine è una roba nostra che abbiamo dentro, è una cosa tra di noi. In più, per zittire nuovamente tutti quelli che magari avrebbero detto: ah, fai il video solamente quando la Juventus vince, facile così. No, perché dopo il pareggio contro la Fiorentina siamo nuovamente qui a parlare di un altro pareggio. Video doveroso perché comunque anche per l'inizio della Champions League, per l'inizio della bastarda, è doveroso portare questo video qui. E dato che io ho fatto questo sacrificio, perché alcuni miei amici stanno andando adesso in discoteca, anche se a me fanno cagare, quindi sostanzialmente non si può parlare di sacrificio, vi invito però a lasciare un mi piace, perché potrei essere già bello comodamente nel letto, e invece no, sono qui con voi. In più dopo dovrò anche montarlo, perché se il video è uscito prima, e di questo me ne scuso, è perché in questo momento io sono in aereo e quindi per forza di cose il video è dovuto uscire un pochino prima, ma spero che comunque apprezziate lo stesso. Infatti è proprio per questo che vi invito a lasciare un mi piace, perché alla fine della fiera vi accontentato. Detto ciò, premessa, e partiamo. Anche se comunque devo ammetterlo, mi sarei aspettato un pochino di più. È vero che per comodità mia ho selezionato alcuni commenti proprio per farlo uscire il più breve possibile, così ho modo di sistemarmi tutto quanto a dovere. Però fondamentalmente nel corso della partita e anche nel prepartita si sono toccati pochi punti, ed è giusto così, perché la Champions League è appena iniziata, non è che puoi iniziare a parlare subito di tutto, bisogna iniziare poco alla volta. È l'unica cosa che viene da dire prima della partita, è giustamente: Joao, facci Felix. Anche se devo ammettere comunque che ho letto dei commenti abbastanza sportivi pro Juventus prima di Atletico Juve. Da italiano voglio fare un grandissimo in bocca al lupo alla Juventus per stasera. Le auguro una tripletta di Joao Felix. Vamos Atleti. E purtroppo vamos alla partita, e nel primo tempo cosa c'è da dire? Nulla. In sostanza non è successo nulla, e bisogna passare al secondo tempo, dove la Juventus trova quasi subito il gol con Cuadrado, tra l'altro gol di Cuadrado di sinistro, quindi figuriamoci. E lì piano piano tutti quanti si sono recati nei loro spazi angusti, però qualcuno ancora era lì presente a gufare e tutte ste robe qui. Solo che poi chi arriva? Arriva il Condor, arriva Blaise Matuidi, che sigla il 2-0, e lì sembrava fatta, nessuno stava più dicendo nulla. Solo che poi cosa arriva? Arriva fondamentalmente quello che potrebbe essere l'episodio clou della partita, ovvero purtroppo Bonucci ha il brutto vizio di avere una mano, qualcuno sta sfortuna, qualcun altro no, e c'ha la mano mozzata, e De Ligt praticamente gli spara da 20 cm una palla sul braccio, e lì Bonucci, a meno che non sia amputato, ci può fare relativamente poco. Infatti l'arbitro non a caso ha lasciato correre nonostante le importanti proteste dell'Atletico Madrid, però ovviamente non è che possiamo stare qui a dire che non è rigore. Rigore evidente non dato all'Atletico. Ma Bonucci dall'anno prossimo lo facciamo giocare in prima categoria di pallavolo? Rigore tutta la vita. Beh, che comunque bisogna dirlo, vedendo il rigore che è stato dato in che show Napoli-Liverpool, quello di ieri era effettivamente rigore tutta la vita. Rigore non dato all'Atletico, clamoroso. Rigore grosso quanto una casa non dato. Una casa, io mi sentirei di dire anche che sia abbastanza riduttivo. Questo mi sembra proprio un villone con piscina. Però fa lo stesso, perché comunque l'Atletico ha trovato il gol del 2-1. C'è tempo, quindi ancora nulla è perduto. Quindi è giusto fare delle considerazioni riguardo un giocatore. Questo povero Cristiano, che da quando è arrivato a Torino non ha più vite, in sostanza. Ottimo acquisto, De Ligt. Beh, questo però è bello. Quanto è scarso De Ligt. Ma per carità, lo sappiamo tutti. È da quando è arrivato a Torino che tutti continuate a dirci che De Ligt è scarso, è sopravvalutato, è inferiore agli acquisti di Napoli e Inter che hanno preso Manolas e Godin. Perché continuate sempre lì a guardarlo? L'abbiamo preso noi? Se fa schifo è un danno nostro, che cosa ve ne frega voi? Se fosse forte voi fareste bene a preoccuparvi, perché ostia, la Juventus ha preso un altro giocatore forte. Invece no, è una pippa
e da quando è arrivata la Juventus, che è una pipa, qual è il vostro problema? Ce l'abbiamo noi la pipa? Ce l'avete voi? Non mi pare. E purtroppo, verso il 90esimo, sono tutti riusciti dagli spazi angusti, perché in un calcio d'angolo, tanto per cambiare, Héctor Herrera l'ha buttata dentro. L'Atletico Madrid all'ultimo minuto è andata a pareggiarla. Poi la partita è finita, purtroppo, nonostante l'ottima azione di Ronaldo, che ha fatto quel tiro che è uscito di così, che purtroppo non è entrata, ma se fosse entrata lì avremmo imbiancato tutta Valencia, e quindi bisogna fare giustamente delle considerazioni riguardo la Juventus in Champions League. E questa sarebbe la squadra da Champions? Forza Napoli! Appunto, il tuo commento dice tutto. L'altro giorno avete battuto i campioni d'Europa in carica, siete voi quelli che adesso devono vincere la Champions League. Noi l'Atletico l'anno scorso l'abbiamo buttato fuori, l'anno scorso era una squadrettina così, in più ha venduto Godin e Griezmann, cioè adesso rimane una squadretta così, da quattro soldi. Voi avete battuto i campioni in carica del Liverpool, quindi siete voi adesso che avete la responsabilità e il dovere di vincere la Champions League. A casa merde, e anche quest'anno non vincete un cazzo. Che per carità, è verissimo, io non è che sono qui a dire il contrario, ci mancherebbe altro, sono il primo a saperlo. Però quantomeno aspetterei, almeno quantomeno la fine del girone, ecco. E poi forse potremmo andare anche in Europa League, e Sarri l'Europa League l'ha vinta. Quindi prima di dire anche quest'anno non vincete nulla, io quantomeno aspetterei, ma giusto la fine del girone, non è che sono qui a dirti aspettiamo giugno, qui si parla proprio dell'irreale, però almeno aspettiamo la fine del girone, è a dicembre, non è a giugno, un minimo. Come godo Kive Murt, ma anche meno, nel senso, l'altro giorno avete battuto il Liverpool, subito a pensare alla Juventus, capisco che la tentazione è alta, si fa fatica. Però dopo che avete battuto i campioni in carica d'Europa, perché vi preoccupate della Juventus? Dov'è il problema? Vabbè, e come accade purtroppo spesso in queste occasioni, Héctor Miguel Herrera López è un calciatore messicano, centrocampista dell'Atletico Madrid e della nazionale messicana. E adesso che tutti sappiamo la nazionalità di Héctor Herrera, vi ringrazio per essere stati qui con me. Spero che abbiate apprezzato il mio sforzo, il mio sacrificio pur di portarvi questo video, anche perché comunque ve lo meritate. Detto ciò, io vi mando un grosso abbraccio, tanto per cambiare, fino alla fine. Forza Juve!